Benvenuti al Festival Visioni Fantastiche, Cinema per la Scuola, seconda edizione di Ravenna. Vi presento la selezione del concorso internazionale Cortometraggi 16+. Una selezione di cortometraggi che privilegia il cortometraggio di formazione, dove il percorso visivo riconduce sempre anche ad un percorso formativo ed educativo. Partiamo con un cortometraggio di animazione e post-apocalittico e vorrei sottolineare come spesso, quando parliamo di materiale audiovisivo internazionale di animazione, parliamo soprattutto di sentire e la visione è privilegiata sopra ogni altra cosa. L'approccio è quello della pura visione, del gustare l'incredibile, la bellezza dei tratti, del disegno, dei giochi di colore. In quest'ottica, più che mai, si inserisce The Chosen, i prescelti, con un inno alla libertà. Segue un'altra splendida animazione italiana, dal titolo La Grande Onda, un cortometraggio ambientato nella Calabria degli anni 70, uno spaccato che parla di mafia e 'ndrangheta. Un viaggio molto originale, che intreccia l'animazione con la narrazione documentaristica del crimine mafioso. Dalla Germania arriva alla nostra selezione Q, Ghostly Remote Effect, un cortometraggio di fantascienza e molto molto particolare, ambientato in una Germania sperduta e deserta. Si prosegue sempre con la fantascienza in un paesaggio dispotico ed è un cortometraggio francese dal titolo People and the Blind Love, Pippo e l'amore vero. Completamente immerso in un contesto definirei poetico. The Appointment, l'appuntamento dall'Inghilterra, un cortometraggio surreale di fiction che non risparmia lo spettatore di colpi di scena. È un immaginario molto ben costruito che ricorda il miglior Terry Gilliam o Tim Burton quando non si muove e si muove oltre l'animazione. La selezione chiude con un cortometraggio dalla Spagna, Elena, dove la produzione del cinema di genere, appunto nella Spagna, negli ultimi anni ha fatto veramente passi enormi, rispettando quelli che sono gli stilemi del genere della fiction, che definirei quasi uno zombie movie, molto ben recitato, interpretato, come spesso gli attori spagnoli sanno fare. Questa selezione di cortometraggi è veramente una qualità eccellente, materiali che è difficile quasi impossibile vedere altrove e molto preziosi, che ci permettono di ampliare la nostra conoscenza dell'audiovisivo internazionale. State connessi, è un'opportunità unica. Buona visione a tutti e grazie di stare con noi.